Buongiorno amici di Offroad TV, sono Paolo Turinetti, vi presento oggi questa serie 1 del 1954, una macchina estremamente importante per la storia della Land Rover. C'è un antefatto da raccontare, da dove è iniziata la storia, da dove poi questa macchina ha cominciato a diventare così mitica, eccetera. Siamo nel 1953 ad Hong Kong. Alcuni ragazzi universitari di Cambridge e di Oxford sono in vacanza, quel famoso anno sabbatico che a volte gli universitari si prendevano prima di immergersi nel mondo del lavoro. Decidono di fare una scommessa, vogliono tentare qualcosa che finora non era mai stato tentato, andare da Londra, Città del Capo, e fare una gara. Decidono di formare due equipaggi composti da tre elementi ciascuno. Cominciano a parlarne e si rendono presto conto che una gara è una cosa abbastanza difficile da realizzare, anche perché dovrebbero trovare un mezzo adeguato, veloce, eccetera. Allora pensano di fare un qualcosa di più tranquillo, comunque un grande ride di regolarità, senza dover correre, senza nulla. A questo punto il mezzo che viene scelto è sicuramente il Land Rover. Nel 53 ci sono i Land Rover serie 1 86 pollici, esattamente come questa macchina qua. Hanno tante idee, anche velleitarie, pensano di attraversare l'Africa, il deserto in un momento di massimo calore, di passare nelle zone dell'Etiopia quando c'è la stagione delle piogge, per cui strade impraticabili, fango, e nessuno aveva mai tentato quella traversata fino a Nairobi prima di allora. L'entusiasmo è tanto, i soldi sono pochi, non hanno neanche le macchine. Il papà di uno dei ragazzi ha un concessionario ad Hong Kong, promette di interessarsi presso la Land Rover per procurare i due mezzi necessari. Ben presto scoprono che i due mezzi non sono stati mai ordinati e organizzano, pensano a tutto, ma non hanno ancora i mezzi pochissimi giorni prima della partenza. A quel punto uno dei componenti dei due team deve abbandonare, deve cedere il posto perché ha problemi con gli studi e non ha ottenuto i permessi necessari, per cui subentra un nuovo membro. Questo ragazzo qui ha dei contatti familiari con una concessionaria di Guernsey, una delle isole delle Channel Island, nella Manica. Riescono tramite il concessionario ad avere due macchine, due Land Rover 86 pollici perfettamente uguali, attrezzate solo con un verricello, un cabestano e nulla più. Hanno ancora bisogno di avere dei soldi per realizzare la spedizione, hanno l'idea di andare in radio, propagandare quello che vanno a fare, e molti sponsor aderiscono con entusiasmo, tant'è che vediamo ancora gli adesivi attaccati qua sul fianco, dappertutto sulla macchina. La Shell, molto importante, garantisce loro la fornitura di carburante durante tutto il viaggio. Siamo nel frattempo arrivati a giugno del 54. Il 15 organizzano un incontro con la stampa, fotografi, eccetera, per dare massimo risalto agli sponsor sulle due macchine pronte per la partenza, e il 16 partono. Si trovano nel Kent, dove vengono le due auto caricate sopra un aereo per la transvolata della Manica, arrivano alle Touquet in Francia, da qui Parigi e poi via fino all'imbarco per l'Algeria. Attraversano tutta l'Africa del Nord fino al Cairo e da qui cominciano a scendere la parte est dell'Africa. Innumerevoli peripezie, perché comunque fango, terra, rocce, pietre, qualsiasi cosa, per oltrepassare una zona impraticabile devono risalire una montagna fino a 3000 metri, correndo dei gravi rischi perché comunque la superficie è molto scivolosa e corrono il rischio di precipitare giù dal fianco di questa montagna. Comunque, in qualsiasi maniera non si arrendono e arrivano anche dopo aver subito alcuni incidenti, tra cui proprio la Cambridge qua ha capottato e aveva subito parecchi danni. Arrivano a Città del Capo, qui riescono finalmente a prendere un attimo di respiro, un attimo di ristoro,
e poi cominciano la risalita, passando per il centro dell'Africa, arrivano fino al lago Vittoria, poi attraversano Camerun, per ultimo il deserto del Sahara per arrivare di nuovo ad Algeri. Nel frattempo però la PAC 519 o Cambridge che abbiamo qua scivola giù da un dirupo 150 metri in mezzo a una foresta. Per tirarla via hanno bisogno dell'aiuto di degli operai di un cantiere stradale che c'è in zona, riescono a recuperarla, l'assale posteriore si è piegato, cannibalizzano un vecchio Land Rover che trovano in un villaggio lì nella zona e riescono comunque a ripartire. Insomma, in qualche maniera il 4 dicembre del 54, mettendoci circa 2-3 mesi in più di quanto avevano previsto, fanno ritorno a Londra. A quel punto ci sono le due macchine senza freni che si tirano l'una con l'altra in qualche maniera e solo più due componenti degli equipaggi iniziali, perché gli altri hanno avuto, dato il protrarsi del tempo non preventivato, hanno dovuto recarsi, tornare in patria, insomma in Inghilterra prima. Comunque rimangono un autista per questa, la 519, e uno per la 518, l'auto gemella. Una volta tornati in patria, le auto vengono abbandonate, si può dire. La Cambridge di cui parliamo oggi viene lasciata in un grande garage di Londra, dove un signore la tiene e la parcheggia lì praticamente senza curarsene più di tanto. Questo signore qui è un appassionato di auto d'epoca, ma non gli interessa granché avere una vecchia Land Rover, insomma, più che altro lo fa per fare un favore al ragazzo che l'aveva consegnata. Passano gli anni, questa officina qui, che in realtà ospitava anche un sacco di camion, faceva lavori sui grandi camion, subisce una certa trasformazione. Addirittura alcune macchine, tra cui la Cambridge, vengono murate e lasciate lì abbandonate per un sacco di tempo. Quando muore questo signore, il figlio decide di tirare giù quel muro per vedere cosa ci fosse di dietro di così importante, di così curioso, e trova una serie di telai di mini Clubman, alcune auto sportive e questa vecchia Land Rover. Non se ne fa assolutamente niente, la vende, la compra un signore che ha una fattoria per restaurarla, per, non so, usarla nei campi. In realtà non se ne fa niente neanche lui. Passa ancora di mano, la compra un ragazzo, in questo caso un giovane appassionato, che comincia il restauro. Ma fare un restauro di questo genere qui su queste macchine è comunque anche impegnativo, ci vanno delle conoscenze e anche dei denari. Decide ancora di venderla, la pubblica delle notizie sul Legend, che è la rivista del Serie One Club, e lì il proprietario attuale, il nostro amico Adam Bennett, che tra l'altro grazie a lui che abbiamo qui questa macchina, ci ha fatto il favore di portarla giù l'anno scorso per l'automoto retro, poi causa il Covid è rimasta qui un anno, ora prima o poi tornerà in patria. E Adam Bennett viene a sapere di questa macchina, lui ha già restaurato la Oxford della Far Eastern Expedition del 55, per cui avere la Cambridge è un'occasione unica. Decide subito di comprarla, la porta a casa. Alcune modifiche sono state fatte, ad esempio qui non c'era più il vetro, era stato montato un hardtop, era diventata blu addirittura la macchina. E comunque con pazienza, con l'aiuto di Ben Stowe della Black Pound 4x4, suo fidatissimo meccanico e grande mago veramente dei motori, restaura tutta la parte meccanica, telaio viene saldato, il motore rifatto, il cambio sistemato, lasciando però, per volere espresso di Adam, lo sporco, chiamiamolo così, cioè tutto il vissuto che si era stato depositato nel corso degli anni su questa macchina, viene lasciato, perché ad Adam piacciono i restauri molto conservativi, decisamente molto. E a quel punto, visto che la Oxford era reduce dalla Singapore e Londra, avevano di nuovo fatto all'incontrario il mitico viaggio del 55, chiedo ad Adam se può far ripassare la Oxford tornando indietro verso Londra qui da noi per mostrarla di nuovo agli appassionati,
E lui mi risponde che no, non la può far passare perché i progetti sono altri, dovrà andare in America, eccetera. Però se voglio mi porta giù la Cambridge. Ed eccola qua, metà di gennaio del 2020, la macchina arriva a Torino guidata da due coraggiosi inglesi, un ingegnere della Land Rover e un giornalista, un filmmaker. Affrontano a gennaio 1500 km per arrivare fino qui da noi. La esponiamo all'Automotor Retro di Torino, dove assieme alla Zisa 1 e alla Zisa 3 del mitico Nino Cirani ha un grande successo. E dopodiché dovrebbe tornare in patria da lì a un mese o poco più, e invece il Covid fa sì che dopo un anno la macchina sia ancora qua. Come potete vedere, la macchina è targata PAC519, questa qui è la sua targa originale, perché in Inghilterra anche dopo anni permettono di conservare giustamente la targa originale, che fa parte assolutamente della storia della macchina. Qui davanti sui parafanghi vedete anche una scritta Cambridge e Granta. Questo perché le due macchine si chiamavano Cambridge ed Oxford, in onore delle due università di cui i ragazzi facevano parte o avevano fatto parte. Le due macchine avevano però anche altri due nomi. La Cambridge si chiamava anche Granta, perché Granta è semplicemente il fiume che passa vicino all'università di Cambridge, ed è anche il nome di un giornalino universitario che raccontava di goliardie e di politica. Invece la Oxford, che aveva lo stesso stampigliato sui parafanghi i due nomi, si chiamava Isis, in onore della dea Iside. Non so bene perché questo nome. Le macchine furono semplicemente preparate con un verricello cabestano, che vediamo ancora qui posizionato. Avevano due fari, un faretto di profondità, una sorta di antinebbia, ma neanche più di tanto. Per il resto erano macchine assolutamente di serie. L'hardtop aveva su un tetto safari, questo per permettere una miglior ventilazione nei climi caldi del Sahara, ma piuttosto che anche in altre zone dell'Africa, e basta, non aveva altro. Adesso è equipaggiata con un overdrive, non sono sicuro che ci fosse già all'epoca, che permetteva alla macchina sicuramente di avere una maggior velocità sulle lunghe distanze, con un minor sforzo degli organi meccanici, e anche un mozzo sulla ruota libera, un mozzo automatico che permette, quando si inserisce la trazione integrale, di avere la presa sulle quattro ruote motrici, ma solo al momento in cui possa servire, e non sempre. Questo sempre per preservare al meglio gli organi meccanici, non metterli sotto stress quando non è richiesto. Come potete vedere, l'interno durante la fase di restauro, come dicevamo, è stato lasciato proprio con tutto il suo vissuto, per cui la zona di copertura del cambio presenta diversi strati di vernice sovrapposti durante tutta la sua vita, chissà da chi e chissà quando. Sulle parti della carrozzeria, sui vetri, sono state ricreate, ovviamente non sono originali, però riprese dalle fotografie dell'epoca. Sono stati ricreati i nomi degli sponsor che tanto generosamente avevano contribuito alla riuscita di questo grande ride. Questo ride del 1954 ha dato vita ad una serie di tre Oxford e Cambridge Expedition, cosiddette. Questa qui era stata la prima, la Trans-Africa Expedition, la seconda del 55. Era la Londra-Singapore Far Eastern Expedition, e poi 56-57, a questo punto con gli 88 pollici che erano usciti nuovi dagli stabilimenti della Land Rover, era stata fatta una South America Expedition, questa volta con tre macchine anziché con due. Dunque questa macchina qui rappresenta veramente l'inizio di una saga incredibilmente avventurosa, incredibilmente affascinante, che ha davvero fatto sognare migliaia, se non milioni, di appassionati Land Rover in tutto il mondo. E devo dire veramente grazie ad Adam di avercela portata giù, perché anche tantissimi appassionati italiani hanno potuto godere di questa meraviglia. Aneddoto curioso: a volte quando abbiamo esposto prima la Oxford e poi questa Cambridge,
all'Automotoretro qualcuno ci chiedeva se finita l'esposizione le macchine sarebbero state rottamate. Forse non si rendono conto del tipo di macchine che avevano davanti, non tutti sono ovviamente degli esperti o avvezzi a questo mondo, ma quello che rappresentano è veramente una pietra miliare nella storia della Land Rover e noi siamo veramente, veramente grati ancora una volta ad Adam per averci permesso di averla qua. Un ringraziamento sicuramente che ho fatto ad Adam, meritatissimo, devo aggiungere uno particolare, a Ross Charlton, un signore ultra ottantenne che rappresenta oggi il Trade Union con quello che è stata l'avventura, perché lui ha preso parte in prima persona con questa macchina alla Transafrica, non solo, era il fotografo ufficiale e in questo servizio vedrete vedete delle fotografie originali dell'epoca che Ross Charlton ci ha permesso di usare e ci ha fatto l'onore di concederci. Per cui grazie Ross per questa meravigliosa opportunità che ci hai dato.